Cari amici, stiamo attraversando un momento difficile. La nostra attenzione è tutta catalizzata per questo problema del coronavirus, la pandemia che sta condizionando la nostra vita. Però noi abbiamo sempre uno sguardo vigile e per la storia del nostro territorio. E oggi siamo tornati in un luogo molto importante per San Cataldo, per Sera di Falco, per la nostra terra in generale. Ci troviamo nella miniera Bosco Palo. Ci siamo recati qui perché questo luogo è tornato d'attualità. Infatti ci sono stati degli sviluppi. È stato approntato un piano che prevede un centro per lo stoccaggio dell'amianto in una zona già molto sofferente, la zona di Bosco, che è stato il sogno industriale della nostra terra e che oggi soffre qua al centro di questa vallata, silenziosa e abbandonato. La produzione del sale ha rappresentato nel nostro territorio una risorsa importante fin da tempi antichi. Infatti faremo una breve introduzione di qualche minuto per capire l'importanza di questo tipo di attività, partendo addirittura dal 1600. L'era del sale nel nostro territorio si sviluppò a metà del 1900, proprio in una fase in cui l'attività di estrazione dello zolfo cominciò ad entrare in crisi. Ma la ricerca dei sali ha una storia molto antica, risalendo addirittura prima del 1600, quando già si presentava la presenza di miniere in zona Palo e Dragaito. Si è trovato negli archivi nisseni un contratto di gabella del 1621 del procuratore dei principi galletti, il sacerdote Francesco Guarneri, che recitava che il barone affittava per 300 onze una terra in zona Palo di circa una salma, dove ricadeva la salina di Lopalo, Novi Terra Aperta, a testimonianza che già nel territorio la ricerca e la produzione del sale era già cominciata. Addirittura Vincenzo Galletti, uno dei padri fondatori di San Cataldo, progettò nel 1651 la creazione della grande salina cittadina, avendo capito che il sito tra Palo e Bosco era ricco di questo prodotto e voleva crearne un business. Ma Guglielmo Moncada, barone di Caltanissetta, bloccò il progetto rivendicando l'esclusiva sul territorio. L'attività continuò lo stesso fino al 1800, con la distribuzione di licenze di scavo, dopo pagamento di una gabella, anche se il nuovo business dello zolfo prese sempre più piede. Infatti, nella relazione sul quadro della situazione fisica e morale del comune di San Cataldo, redatta dal sindaco Angelo Nicosia il 20 giugno 1821, nel punto settimo si cita la presenza di zolfare nel feudo di Mandra di Mezzo e Dragaito e una gran miniera di sale nel feudo Palo. Questa zona tornerà d'attualità però molti anni dopo, ma andiamo per ordine. Quindi le carte del 1800 ci parlano di questa grande miniera di sale nella zona del Palo, probabilmente arrivava anche qua fino a Bosco. E per dire la verità se ne parla anche di un'altra, infatti vi era uno giacimento per la raccolta di questo prezioso minerale anche tra Mimiani e Mustigarufi, nell'attuale zona forestale. Anche lì c'era una grande salina. Però nel 1800 esplode in maniera esponenziale il business della raccolta e della vendita dello zolfo. Infatti le miniere in questa zona, Bosco, Stingone, Apaforte, ma anche le miniere del Nisseno e della zona di Sera di Falco si ingrandiscono. Il business monopolizza tutta l'attività mineraria del territorio. E questa attività mineraria durerà fino alla metà del 1900. Quando comincia l'era industriale del sale, proprio quando arriva nel nostro territorio il grosso colosso chimico della Montecatini. L'era del sale a San Cataldo in maniera industriale cominciò però molto più tardi, circa un secolo dopo, nei primi anni 50 del Novecento, quasi per caso, mentre l'industria mineraria di zolfo secolare stava scomparendo. Pensando di rilanciare l'attività presso la miniera di Bosco Stingone e Apaforte, nei pressi di Sera di Falco, ma in territorio di San Cataldo, l'impresa mineraria chimica Montecatini, che aveva messo gli occhi sulle zolfare dell'entraterra siculo, entrò in compartecipazione con la famiglia Burgio di Sera di Falco nella gestione dei siti di estrazione zolfieri. Nel 1952, dopo vari sondaggi esplorativi nelle varie miniere da parte della Montecatini, nel pozzo 3 della zolfara di Bosco fu intercettato alla profondità di 240 metri
un interessante lente di cainite, che è un sale minerale composto da cloruro di potassio e solfato di magnesio, e si decise quindi di investire nell'estrazione di sali di potassio e successivamente nella produzione di fertilizzanti a base di potassio, di cui l'Italia era completamente importatrice. La nuova miniera di San Cataldo fu aperta nel 1958 sul sito dell'ex miniera di Zolfo Bosco Stincone e fu assegnata ad una nuova filiale denominata Salsi, ovvero Società Salifera Siciliana. Si cominciò la costruzione del nuovo grande stabilimento con un investimento di 15 miliardi di lire. La Montecatini, che era un colosso dell'industria chimica nazionale, porta qui a Boscopalo tanta tecnologia, nuove tecniche, nuovo personale specializzato. Andiamo a vedere quale fu lo sviluppo industriale di questa grandiosa miniera. La Montecatini portò modernità e nuove tecnologie, sia per le attività minerarie sotterranee, che sono state completamente automatizzate, sia per la lavorazione e il trasporto del prodotto. Furono introdotti nuovi perforatori Joy, che sostituirono i vecchi martelli elettrici manuali. Furono introdotte le nuove tagliatrici per il taglio e la separazione degli strati. Le nuove macchine da carico che raccoglievano meccanicamente il materiale che veniva convogliato nei moderni nastri trasportatori, che sostituirono la risalita tramite carrelle e muri delle zolfare. Le bullonatrici che puntellavano la galleria dopo uno scavo. La risalita meccanica tramite l'albero principale che aveva una profondità di 500 metri e un diametro di 5 e aveva una capacità di estrazione iniziale di circa 300 tonnellate all'ora. Fu introdotto un impianto di vagliature e frantumazione del materiale che preparava l'ingresso nel grande impianto di flottazione di 82 tonnellate all'ora per separare la cainite dai rifiuti. Con un sistema meccanizzato di carico dei carrelli dalla capienza di 1200 kg l'uno, cominciava il trasporto tramite una funivia lunga 18 km e composta da 150 piloni. Destinazione l'impianto chimico situato a Campofranco, dove la cainite veniva trasformata in solfato di potassio. Quest'ultimo infine veniva consegnato dalla ferrovia e dai camion alla fabbrica di fertilizzanti sintetici situata a Porto Empedocle. La miniera Boscopalo non porta solo lavoro, e ne porta anche tanto, ma porta anche benessere, porta soprattutto nuove infrastrutture, addirittura viene pure creato una sorta di piccolo paese, il villaggio dei continentali. Andiamo a vedere con alcuni filmati dell'epoca. Nel 1960 la Montecatini ottenne dal comune di San Cataldo un appezzamento di terra al lato della zolfara di Bosco, dove costruì un villaggio residenziale funzionale e organizzato, fatto di palazzine, uffici, una chiesetta, servizi vari, luoghi di ritrovo tra verdi aiuole e strade nuove di zecca, animata dai giochi dei bimbi della scuola, impiantata per i figli dei nuovi tecnici della miniera. Fu nominato il villaggio dei continentali perché abitato dai tecnici del nord Italia venuti qui per curare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione elettronica dell'impianto, dotato di un'imponente centrale elettrica e di una cabina di comando d'ultima generazione da cui si gestiva meccanicamente tutta la filiera produttiva. Già nel 1962 la miniera di San Cataldo raggiunse la capacità di estrazione di circa 758.000 tonnellate, pari al 73% della produzione nazionale di potassio. Un secondo deposito sotterraneo cominciò a essere sfruttato nello stesso anno, con la creazione di altri due nuovi alberi, Palo 1 proprio al lato La Borgata e Palo 2 in zona Palo Salina, nei luoghi dove sorgeva fin da tempi antichi la grande ottocentesca miniera di sale citata in precedenza.
La Montecatini portò benessere e servizi anche in zona Palo, dove furono costruite strade di cui molti residenti trassero vantaggio, ma anche case e opere d'urbanizzazione. Di conseguenza, nel 1965 la capacità di trasformazione dell'impianto di flottazione fu aumentato fino a 150 tonnellate all'ora. Nella seconda metà degli anni 60 la miniera Bosco Palo ha superato il milione di tonnellate di cainite estratta, impiegando circa 600 persone. Entrare a lavorare nello stabilimento divenne il desiderio dei minatori della zona. Tecniche moderne, turnazioni di lavoro, paga adeguate e tutte le coperture contributive. Molti zolfatai si trasformarono in tecnici specializzati, pagati, pensate, 80.000 lire al mese, che per i tempi era una bella fortuna. Ben presto però comincerà un momento di crisi per questo importante stabilimento. C'è un cambio di gestione che porterà alla lenta chiusura di questo importante sito minerario. Nel 1968 Monte Edison, nuovo gruppo che assorbì la Montecatini, Anic, società petrochimica statale, ed EMS, ente minerario siciliano, firmarono un accordo sul futuro e lo sviluppo dell'attività di estrazione del sale potassio nell'isola. Come risultato è stata creata l'ISPEA, cioè l'industria dei sali potassici affini. L'ISPEA prese la totale gestione della miniera nel 1978, quando la Monte Edison decise di lasciare il settore della potassa e in generale le attività minerarie. La gestione di questa società con partecipazione di enti pubblici fu fallimentare e approssimativa, e nel frattempo i depositi di cainite della sezione Bosco erano vicini all'esaurimento. L'albero principale infatti fu fermato nel 1979, lasciando operativi solo l'impianto di flottazione e la sezione Palo. Nonostante la lente di sale era ancora sufficientemente produttiva, questi due pozzi furono chiusi rispettivamente nel 1986 e nel 1988. Quando la miniera fu ceduta in gestione dall'ISPEA in fase di liquidazione alla Regione Sicilia, ci furono un paio di anni di blocco dell'estrazione e il fermo dell'impianto di eduzione delle acque sotterranee portò al rapido allagamento di molte gallerie sotterranee nei livelli più bassi negli anni 1982 e 1983. Quando si tentò un ultimo rifinanziamento per rilanciare l'attività a metà degli anni 80, il danno era ormai fatto e ripristinare le gallerie di lavoro era molto costoso e antieconomico. Ed il 25 giugno 1988, con un decreto regionale, la miniera fu chiusa definitivamente e entrò ufficialmente nell'elenco dei siti minerari non produttivi, quindi dismessi. Il complesso minerario Bosco Palo muore addirittura in una notte. Il colpo di grazia è la distruzione dei piloni della grande teleferica, questa teleferica di 18 km. Che magari avrebbe potuto rilanciare il sito in maniera diversa. Ebbene, in una notte viene ordinato di buttare giù tutti i piloni. E dietro di noi abbiamo uno di questi grandi piloni di ferro che oggi rappresenta una sorta di monumento alla memoria dell'attività industriale del nostro territorio. Una roba veramente incredibile. Quindi l'attività di Bosco Palo finisce. Finisce in maniera misera. E qui comincia la lunga agonia di questo sito, un'agonia che non vuole cessare. Andiamo a vedere tutti gli sviluppi che sono successi negli ultimi 20 anni. La situazione attuale di questo sito è sotto gli occhi di tutti. Basta recarsi nel luogo o almeno nelle vicinanze. Sulla strada per Mussomeli già si intercetta questa grande montagna che era lo scarto del processo di flottazione della cainite. Questa montagna che oggi rappresenta un rischio anche radioattivo, perché a contatto col sole e con i fulmini questo enorme ammasso bianco provoca delle radiazioni. Recandosi invece vicino allo stabilimento con grande tristezza si può constatare il totale stato di abbandono di questa struttura, che addirittura è pure pericolosa. Sono tantissimi gli scarti d'amianto che hanno le coperture dei grandi capannoni che giacciono proprio al centro della vallata,
amianto che è pericolosissimo perché con l'azione del vento si diffonde nell'aria, girando nelle vicinanze del villaggio una grande tristezza, soprattutto rivedendo i filmati amatoriali e sentendo le testimonianze delle persone che vi abitavano. Questo villaggio che pullulava di vita, questo villaggio che era animato, era un vero e proprio piccolo paese, oggi giace abbandonato e morto. Nonostante accordi precedentemente presi tra la Regione Sicilia e i vari gestori di questa miniera, non è mai stata apportata un'opera di bonifica. E oggi ci ritroviamo con questo ecomostro al centro di questa vallata. Questo ecomostro ha inquinato le acque, ha inquinato l'aria, ha deturpato tutto il paesaggio. E noi vogliamo ricordare però qualche momento bello. È come le immagini amatoriali del villaggio dei Continentali, con i bimbi della scuola che fanno festa, con le persone radunate nei momenti di pausa. Vogliamo ricordare i tanti operai che si recano al lavoro, operai che grazie a questa miniera hanno creato anche un futuro per le generazioni successive. Questa incredibile situazione di inquinamento è sotto gli occhi di tutti e ha scatenato veramente un polverone mediatico imponente. Andiamo a vedere alcune delle indagini televisive che hanno riguardato il sito Bosco Palo. La situazione attuale di questo sito ha scatenato negli ultimi anni un polverone mediatico, il cui apice è stato sicuramente il servizio di Sicilia Notizia, con l'inviato Brumotti che si è recato nel sito in mezzo a queste macerie, in mezzo ai ruderi della grande miniera di sale, o come l'inchiesta Miniere di Stato andata in onda su Rai 2, che ha messo in evidenza tutta una serie di scandali e tutta una serie di infiltrazioni mafiose in quella che fu la sito già chiuso e abbandonato. Anche l'inchiesta di un programma locale, ovvero Piazza Grande, chiamato Bosco Ferito, ha portato alla luce tutta una serie di scandali, soprattutto lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri intorno al sito minerario Bosco Palo. Si è scatenato un grande polverone mediatico. Anche la stampa ha spesso pubblicato degli articoli inchiesta che denunciano la situazione attuale e i rischi per il territorio, soprattutto per il paese di Sera di Falco, che si trova a 3 km dal sito. Dopo tutta una serie di scandali giudiziari, dopo tutto un susseguirsi di inchieste da parte degli organi competenti, tempo addietro questa miniera è stata sequestrata. Dopo il sequestro entrare in questo sito è praticamente impossibile. E infatti noi ci siamo mantenuti alla larga. Abbiamo sfruttato immagini aeree, immagini di repertorio e immagini prese dall'esterno, ma soprattutto abbiamo salvaguardato la nostra salute. Dopo anni di silenzio, finalmente un paio d'anni fa era stato approntato un progetto regionale sulla riqualificazione del sito. Addirittura questo piano di rilancio e bonifica del sito prevedeva anche che una grossa società del Nord Europa avrebbe acquisito questa enorme montagna bianca, lo scarto della produzione del sale.
che avrebbe utilizzato come sale industriale, probabilmente per buttarlo nelle strade ghiacciate. Per la bonifica di Bosco Palo vengono anche stanziate delle ingenti somme, ma questo progetto non decolla mai. E gli ultimi sviluppi di qualche settimana fa parlano di questo enorme centro per lo stoccaggio dell'amianto. Quindi Bosco continua a soffrire. Subito le amministrazioni e diversi rappresentanti dei comuni del comprensorio si sono mobilitati per trovare la soluzione migliore per questo sito che rappresenta il sogno industriale della nostra terra. E speriamo che si arrivi a una soluzione accettabile. Noi coltiviamo un sogno per il sito Bosco Palo. Magari un domani verrà realizzato uno splendido parco tematico. Un parco che dia la possibilità di fruire in zona, di poter studiare, di poter rendere onore alla antica attività della raccolta del sale. Un po' come è stato fatto a Gabbara, dove è stato creato un bellissimo parco per la rivalutazione dell'archeologia mineraria dello Zolfo. Come il parco di Trabonella a Caltanissetta, dove vi è il cimitero dei Carosi. Magari a Bosco Palo si potrebbe creare una cosa del genere, che potrebbe sicuramente dare onore a questa zona e creare anche una sorta di sviluppo economico. Intanto questo sito ha fatto veramente la storia del nostro territorio. E la storia non si cancella, la storia deve essere sempre raccontata.